Ok, poracci, bravissimo Luigi che ha riconosciuto il gioco sottolineando che si trattava della versione GameCube, ma i complimenti vanno anche e soprattutto a chi si è ricordato del video del Mario Day dell'anno scorso. Questa è cultura poraccia. Mentre la risposta più assurda l'ha data Pietro, che scrive, fate molta attenzione, il gioco è mio, è mia nonna. Ciao, parole che fanno riflettere, non è vero? Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere stato ancora rimasterizzato da Nintendo. Quello di oggi sarà un video un po' particolare, ovviamente ricchissimo, perché andremo a discutere e a speculare su quale potrebbe essere il gioco su cui Nintendo e Bandai Namco stanno lavorando. Se avete visto il TG Poro di ieri sera sapete perfettamente a cosa mi sto riferendo, altrimenti se non l'avete fatto, beh, peggio per voi, andate subito a recuperarlo, poi tornate qui. In ogni caso, come al solito, funziona così. Io vi dirò quali sono i candidati più probabili e aggiungerò anche qualche mia personale considerazione su quanto sia possibile un ritorno piuttosto che un altro, ma l'altra metà del lavoro la farete voi. Vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre prediction e le vostre speranze sulla prossima remaster fatta da Nintendo in collaborazione con Bandai Namco. Sono proprio curioso di sapere la vostra. Prima di tutto però smettetela di speculare, basta, è ora di passare all'azione. Mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Cosa trovate in descrizione? Tutti i link. Ho detto tutto? Sì, iniziamo. Bene. Allora partiamo dalle basi. Cosa sappiamo di questo titolo? Beh, dalle offerte di lavoro pubblicate da Bandai Namco sappiamo che si tratta di un action adventure 3D commissionato da Nintendo e che è richiesta una competenza nel rimasterizzare in HD elementi tridimensionali come gli sfondi. Quindi immagino si tratti di un'operazione a metà tra la remaster e il remake, un gioco che andrà a riutilizzare asset già esistenti ma rimettendoli completamente a lucido, magari aggiornando anche il gameplay. E visto che si parla di Bandai Namco, partirei dalle connessioni che nel corso degli anni lo studio ha sviluppato con Masahiro Sakurai. Bandai ha infatti svolto un ruolo fondamentale all'interno della serie di Super Smash Bros. Sin dai tempi del capitolo per Wii U, dove ha co-sviluppato il titolo in tandem con Sora, il team di Sakurai. Per questo in molti ritengono che uno degli scenari più plausibili sia il ritorno di Kid Icarus Uprising, uscito nel 2012 su Nintendo 3DS. Il gioco, un particolarissimo ibrido tra un action adventure e un rail shooter, metteva in mostra tutto il genio creativo di Masahiro Sakurai ed è considerato da molti utenti come uno dei migliori giochi in assoluto per la portatile Nintendo. Siamo a 10 anni precisi, più o meno, dall'uscita dell'originale. E una bella remaster potrebbe capitare nel momento perfetto per celebrare questo importante traguardo, e inoltre, diciamocelo, si potrebbe aggiustare in modo netto il sistema di controllo, uno dei punti deboli di Uprising. Un altro brand molto quotato è quello di Star Fox. Nonostante la serie sia stata ammazzata dal capitolo uscito su Wii U, ci sono altri due titoli per GameCube che rientrano in modo perfetto nel profilo di questo gioco misterioso. Da una parte abbiamo Star Fox Adventures, clone di Zelda uscito per GameCube esattamente 20 anni fa, che segnò anche la fine della collaborazione tra Nintendo e Rare. Del gioco potremmo parlarne per ore. C'è chi lo considera un clone poco ispirato delle avventure di Link, che utilizza a forza l'immaginario di Star Fox, chi invece un ottimo excursus in un territorio inesplorato, un action adventure che a livello di gameplay non ha nulla da invidiare ai grandi nomi del genere e che graficamente per l'epoca era impressionante. Una versione in HD farebbe la sua porca figura ancora oggi, ne sono sicuro. Ma sul finire del ciclo vitale della console è uscito anche Star Fox Assault, sviluppato proprio da Namco. Questo è in realtà un titolo molto più sperimentale rispetto ad Adventures. Riprendeva sì tanto dagli albori della serie, ma al classico gameplay da rail shooter univa delle sezioni a piedi da shooter arcade molto divertenti e il tutto veniva poi graziato da una modalità co-op in split screen un po' legnosetta ma dal grandissimo potenziale. Oggi Bandai Namco potrebbe tornare sulle sue orme e dare una smussata a un titolo che, tolta qualche imperfezione e magari con l'aggiunta del gioco online, potrebbe risultare divertentissimo e attuale anche su Switch. Passiamo ora alla saga di Metroid Prime e sebbene anche questa
si ha tra i nomi più gettonati, secondo me non ci sono i presupposti per vedere un remake, almeno ad opera di Bandai. Infatti se ne vocifera ormai da tempo di un possibile ritorno dei primi tre capitoli apparsi su GameCube e Wii. Se per qualche anno ormai era data per certa la riproposizione della Trilogy Collection in HD, dal 2021 la musica è cambiata e gli insider più autorevoli parlano sì di una remaster tendente al remake, ma attraverso un titolo che coprirà solo il primo Prime. Con i tempi però non ci siamo, qui Bandai sembra nelle fasi iniziali di produzione, forse addirittura in pre-produzione, mentre di Prime ormai se ne parla da tantissimo tempo. Poi non so, siamo sicuri che Bandai Namco sia lo studio migliore a cui affidare un'operazione del genere? Mi immagino Nintendo che si rivolge a Bandai. Guardate, il vostro lavoro su Metroid Prime 4 ha fatto così schifo che siamo costretti a ripartire da zero e a affidare tutto quanto a Retro Studios. Bravi, che ne dite di lavorare su Metroid Prime 1? Non lo so. Io Prime lo affiderei a qualcun altro. La serie di Zelda è una di quelle che storicamente si è sempre prestata ad operazioni di remaster e remake. Con il rinvio di Breath of the Wild 2 al 2023 si crea uno spazio interessante che potrebbe essere colmato proprio da un qualche tipo di riproposizione di un capitolo in 3D. Il colmo sarebbe vedere vendute a prezzo pieno le remaster di Ocarina of Time e Majora's Mask riproposte a partire dal remake apparso su 3DS, mentre su NSO continua ad essere disponibile la versione originale. Sarebbe una ridondanza così esagerata e inutile da essere perfetta su una console Nintendo. A parte gli scherzi, a questo punto si potrebbe tranquillamente lavorare sull'ennesima riproposizione di Wind Waker e Twilight Princess, le cui versioni in HD, ormai, ridendo e scherzando, sono uscite quasi 10 anni fa. L'idea si sposa bene anche con la politica di Nintendo, che ha praticamente travasato tutta la libreria Wii U su Switch, e al tempo stesso lascerebbe libera grezzo di lavorare a un remake un po' più corposo. Sì, io non mollo la speranza, in un ritorno di Minish Cap o degli Oracles ci spero ancora. Lasciatemi sognare. E chiudiamo affrontando la vera bestia nera, la serie di Super Mario. E attenzione perché in questo caso le cose si fanno molto complicate, ma neanche troppo. Vabbè, complicatine. Eh sì, perché se si parla di action adventure dobbiamo innanzitutto fare un po' uno sforzo di immaginazione per includere anche i platform di Mario in questa lista di candidati. Su Switch tra l'altro abbiamo tutti gli episodi in 3D della saga, c'è però una gravissima assenza, un titolo che Nintendo ha fatto sparire completamente dalla circolazione e ha anche tentato di cancellare dalla memoria collettiva. Super Mario Galaxy 2. In questo caso però mi farebbe strano vedere un titolo del genere affidato a uno studio esterno, anzi Nintendo con la 3D All Stars ha gettato la base per l'emulazione fatta in casa. Con l'approccio ibrido scelto per Super Mario Galaxy avrebbe praticamente già gran parte del lavoro pronta per il suo seguito, non avrebbe senso affidare in outsourcing Super Mario Galaxy 2. Ma fermi tutti, lo sapevate che in realtà Bandai Namco in passato ha gestito dei titoli con protagonista Mario? Non si tratta di platform, ma bensì degli unici due episodi di Mario che gioca a baseball, la serie dedicata allo sport meno diffuso in assoluto in Europa, forse solo dopo il curling. Lo sport è così ignorato dal pubblico europeo che dopo la timida ricezione di Mario Superstar Baseball su GameCube, il sequel uscito per Wii, Super Sluggers, non fu mai portato nel vecchio continente, rimanendo un'esclusiva del mercato americano e giapponese. Ma visto che stiamo assistendo su Switch a una sorta di rinascimento degli sportivi con Mario, e se Bandai Namco stesse lavorando a un nuovo Mario Baseball riciclando gli asset dei due precedenti episodi, in fondo si sa. Ogni nuovo sportivo è il remake del precedente, no? Poracci, questi sono solo i nomi più ovvi che mi vengono in mente, ma sono sicuro che andando a scavare nel passato Nintendo di nomi del genere ne usciranno fuori a bizzeffe. Chibi-Robo, Geist, Custom Robo, conosco solo il GameCube. Quindi io vi aspetto nei commenti per sapere quale è, secondo voi, il misterioso remake o remaster. Questo era tutto per oggi e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e, già l'ho detto, vi aspetto qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo domani per un nuovo video, l'ultimo della settimana, sarà ricchissimo, ve lo prometto. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro, durissimo. Io sono il Poro Bandai, Michele Namco, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Thank you.
Poracci, benvenuti